Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Sai fare? No, non ci sta questa frase con quella di prima. Vabbè, praticamente sapete fare un groove in sedicesimi, quello normalissimo, base. Ok, allora ne potete fare altri 8. You want success, better stop thinking. You want success, better stop thinking. Oh, 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 Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, Instagram e Facebook e il link al sito GrassTube. E soprattutto oggi ci sarà un PDF, ve lo dico già ora, quindi andate proprio sul sito GrassTube e lo scaricate. Allora, mo vi spiego un attimo come funziona. Voi dovete sapere fare un groove in sedicesimi. Avete presente un groove in sedicesimi? Ok, dopo comunque ve lo faccio sentire perché quello sarà il primo. Se sappiamo fare questo groove, ne possiamo fare 8 non cambiando praticamente nulla, cambiando solo la posizione delle nostre braccia sul set. Adesso vi spiego. Quindi il numero 1 l'abbiamo fatto, che è quello normale. Numero 2, molto semplicemente la nostra mano destra che prima era insieme alla sinistra sul Charleston la andiamo a spostare sul Ride. Cassa rullante, io sto tenendo sempre la stessa melodia identica, però ovviamente si può cambiare, anche perché comunque dipende molto dalla canzone, dal momento. Vabbè, fatela un po' come volete. Numero 3, questa è praticamente una variazione del secondo. In pratica andiamo a suonare sempre su rullante con la mano destra il ride, con la mano sinistra il charleston, ma questa volta suoniamo in levare la campana sul ride. Il tutto verrà così. Questo qua è un pochettino alla Steve Gadd, lui la fa molto questa cosa. Consiglio, quando andate a suonare il ride con la campana, che quindi è molto molto forte, suonate anche un pelino più forte il charleston, se no sente niente. Numero 4 completamente diverso, praticamente la nostra mano destra la lasciamo sul charleston, come nel primo. Il charleston suonerà tutti i colpi e il backbeat sul rullante normale, e la sinistra farà le ghost sul rullante, quindi... Nel numero 5 andiamo a fare un po' una miscela di tutto, nel senso andiamo a suonare con ride e charleston, però andiamo un po' a improvvisare, perché ovviamente io vi dico 8 tipi, però ce ne sono miliardi di tipi, quindi proviamo a improvvisare anche sui tom. Ok, quindi provate un po' a fare i vostri groove, magari usando anche la campana, usate un po' tutto quello che volete, provate a aprire il charleston, fate un po' quello che volete. Mi raccomando, scriveteveli sempre così non ve li dimenticate e siete a posto. Allora, come avete visto, in pratica questi groove si possono fare in 200 milioni di modi diversi. Quindi per il 6, 7 e l'8 voglio fare una piccolissima modifica, e cioè andremo a fare gli stessi groove che abbiamo fatto adesso, ma tenendoci il piede sinistro, cioè il charleston, in ottavi. In pratica dovremo andare a suonare i groove mentre noi suoneremo questo. Suoniamo questo, intanto ci suoniamo il groove sopra. Sentite che effetto. Quindi numero 6 dove riprendo il numero 1. In pratica tutte le volte che vado a suonare il levare con la mano sinistra si apre il charleston e fa questo effetto un po' particolare che io ho sentito per la prima volta, lo fa un sacco di gente, però io l'ho sentito per la prima volta da Garibaldi. Mi raccomando, in questi casi non suonate troppo forte con la mano sinistra perché sennò risulta... non è bellissimo. Allora, numero 7 è un numero solo ma vale per due, diciamo, perché il secondo che era quello ride e charleston ma con il metodo nuovo. Adesso ve lo faccio sentire con ride normale, ma ovviamente questo qua si può fare sia con ride normale sia con ride e campana.
Infine, lasciamo la telecamera lì e facciamo il numero 8 che si rifà al numero 5. Proviamo a farlo? Il video di oggi finisce qui, mi raccomando, se ti è piaciuto questo video ti ricordo come al solito di mettere mi piace qui sotto, di iscriverti al canale, c'è un PDF di tutto quello che ho fatto oggi, quindi vai qui sotto in descrizione, trovi il link per scaricarlo direttamente dal sito Castube, cliccate, ve lo scaricate e siete a posto. Ho detto tutto, direi di sì, quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!